Alexa, accendi luce. Ok. Buongiorno, lo signori. MS Day, sabato 17 settembre, Ascoli Parma, doccia, colazione e poi si va allo stadio. Ragazzi, ci siamo, stiamo per partire, ovviamente, anche se non ve lo ricordo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete. Noi ci vediamo allo stadio. Signore e signori, here we go. Stadio Cino e Lillo del Duca. Numero 1 Buffon, numero 5 Romagnoli, con il numero 22 Cicci Zola, con il numero 40 Corpi. Noi siamo la storia! Ascoli! Tutti sotto, che piove! Però. L'andamento della partita. Dai! Mamma mia! Mamma mia! Piccola gioia personale, piccola reazione. Pedro, 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 Pedro. Considerazioni a caldo, è difficile parlare di quello che è l'Ascoli in questo momento, è difficile cercare di dargli delle giustificazioni, delle idee, una collocazione. È una squadra che ha presentato l'ennesima prestazione veramente più che insufficiente, non c'è intesa, non ci sono idee, è difficile capire quale sia l'idea di calcio di Bucchi al momento. Primo tempo dove il risultato parziale lascia poca immaginazione su quella che è stata la partita. Dominio sostanziale del Parma, che è stato comunque bravo ad approfittare dei nostri errori. L'Ascoli nel secondo ha provato, soprattutto nel finale, con l'inerzia, no, dei nuovi entrati. Menzione d'onore per Lungoi, suo il gol, il primo in questo campionato, in una situazione di rimpalli che sembrava infinita, ma che alla fine ha avuto
la meglio su Buffon, che ha mostrato in un paio di occasioni il motivo della pesantezza del suo cognome, ecco. Però è una partita che fa preoccupare, che continua a dare tanti campanelli d'allarme, ed è difficile anche darsi una spiegazione su quello che è il gioco. Ci possono stare dei momenti bui, dei periodi un po' più negativi, però non con queste prestazioni, che restano assolutamente ingiustificabili. C'è bisogno ora di soluzioni. C'è stato anche il confronto diretto squadra Ultras al termine del match. Io ero lì ad ascoltare. Si è parlato soprattutto di buchi, si è chiesto se l'allenatore riesce ancora a dare delle certezze, a trasmettere quella carica, no? Quel senso di intesa molto importante, che l'anno scorso con Sottil è stato fondamentale. Ci sono tante cose da chiarire, sarà difficile sicuramente farlo in questi giorni, però l'Ascoli visto adesso non può sicuramente dare delle certezze, e questo non va bene. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero comunque magari di avervi strappato un sorriso. Vi chiedo dunque di lasciare un mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto. Tantissimi nuovi contenuti. Grazie per essere stati qua, buona giornata e forza Ascoli sempre.